Ciao, buongiorno. Allora, siamo Ciao. con Mary Palomba e Maurizio Palumbo, che sono fondatori di Next Styler. Allora, Next Sì, Styler adesso ce lo racconta loro, ma insomma, fondamentalmente è un sito che dà la possibilità a stilisti di costruire la propria collezione di moda e di far incontrare gli stilisti, diciamo, con chi è appassionato di moda. I due fondatori sono di Napoli, in questo momento sono accelerati, incubati nella struttura di Luigi Capello Enlabs a Roma e ormai sono parecchi mesi che state lavorando a questo progetto. Quindi intanto io vi chiederei di raccontare che cos'è Next Styler, come funziona e a che punto siete arrivati. sì. Vai. Allora, l'obiettivo di Next Styler è quello di dare la possibilità ai stilisti di avere una nuova vetrina e un trampolino di lancio, un modo per iniziare la loro carriera. Molti stilisti hanno bisogno di visibilità, non hanno fondi per avviare le proprie collezioni. Next Styler dà la possibilità di partecipare alla creazione di collezioni a giovani stilisti. Da un altro lato, dà la possibilità ai fashion addicted, li chiamiamo noi, appassionati di moda, di poter scegliere, di poter creare nuovi trend, quindi scegliere chi sono secondo loro i migliori stilisti e quindi scegliere quali capi mandare in produzione per noi, dall'altro lato. Sostanzialmente il sito funziona che noi diciamo dei contest tematici basati su dei trend attuali, i trend più attuali di moda, o comunque i futuri trend più che altro. I fashion designer possono partecipare ai contest inviando i propri bozzetti, quindi i disegni dei capi che loro realizzano, ispirati a questi temi. I fashion addicted votano quelli che preferiscono, i più votati noi li produciamo tramite partnership e li venderemo tramite un e-commerce che apriremo a breve su nextstyler.com. Di moda generato da stilisti emergenti e scelto direttamente dai fashion addicted, cioè dai appassionati di moda, nonché poi futuri acquirenti. Quindi Pratica è questo voi sito. estendete sostanzialmente a tutti i capi di abbigliamento il meccanismo che è già molto popolare, per esempio, per le magliette. Sì, Però sì. una cosa è produrre una maglietta, un'altra cosa è produrre un capo di abbigliamento per intero. Esatto, Sì. sì, è differente. Infatti noi su questo abbiamo fatto una scelta di qualità, nel senso che abbiamo scelto di affidarci a un partner, a un produttore che potesse seguirci producendo capi di buona qualità. Infatti abbiamo scelto di produrre esclusivamente in Italia. E infatti il Made in Italy è uno dei nostri vantaggi competitivi più forti. Soprattutto abbiamo scelto un produttore che riesca a essere flessibile e seguirci. Sì. Bisogna sapere interpretare il lavoro dei designer e soprattutto noi stiamo cercando di avere un rapporto stretto con i designer che vincono e quindi di interfacciarci con loro ogni volta che si manda in produzione un capo, cercare di capire come si deve realizzare quel capo. Facciamo un'analisi di fattibilità anche prima della produzione, una serie di passaggi importanti. Sì. Ed Senti, è e importante anche perché sì. no, dimmi. No, il fatto che abbiamo trovato appunto questo partner che ci consente anche molto di modulare le quantità che andiamo a produrre anche in base all'effettiva richiesta. Questo è un aspetto importante. Ma voi quindi investite nella prima produzione dei capi di abbigliamento? Noi investiamo nella prima produzione. Ma cerchiamo di mantenere il rischio il più basso possibile, sì. Noi stiamo sviluppando una serie di feature sul sito che ci permetteranno di identificare tramite sempre sistema di quali capi e in quante quantità dobbiamo produrre. Quindi cerchiamo di mantenere per ogni singola produzione il rischio di invenduto sempre più basso. Il nostro scopo è questo, di andare quasi sul venduto, di vendere sul venduto. Avremo un sistema di preordine su prototipi, avremo un sistema di preordine addirittura su Sketch. Quindi cercheremo di sapere quanto interesse realmente c'è da parte di un futuro acquirente prima della produzione.
Ah, molto, quindi diciamo, ok, questo assomiglia, diciamo, a un modello alla Kickstarter fondamentalmente, quindi in cui insomma tu hai una prevendita sostanzialmente e poi produci. No, è molto Esatto. interessante perché, diciamo, i sistemi delle magliette, nella maggior parte dei casi non prevedono la prevendita, mentre voi riuscite a inserire anche quest'altro fattore. E poi vabbè, immagino che il partner stia dalle parti di Napoli, dove ci hanno insegnato che ci sono le migliori competenze. Allora, qui ce ne sono, ma sono più a livello sartoriale. Noi siamo una via di mezzo tra il sartoriale e l'industriale, quindi abbiamo deciso, abbiamo più di un partner in realtà. In questo momento stiamo lavorando con uno, ma ne abbiamo più di uno. E quello con cui stiamo collaborando adesso è in Centro Italia, non è qui. Ok, senti, come ci siete? No, invece dimmi un'altra cosa, chi sono i vostri competitor? Chi pensate che siano in questo momento le aziende che vi possono fare concorrenza? Sostanzialmente c'è un competitor, il competitor più diretto è Look.com, è una startup austriaca, ha avuto da poco un round, e loro hanno un modello di business molto simile al nostro, differenza nostra però vanno anche su collezioni già create, nel senso che lo stilista se già ha fatto il primo prototipo di una collezione può presentare tutta la collezione. E ci sono altre differenze. La principale, logicamente, è quella del Made in Italy. Noi puntiamo molto su Made in Italy e sulla qualità del prodotto. Qualche Sì, in cos'altro più loro di. non creano delle collezioni tematiche unite da un mood, invece accade per Staller. In pratica noi i contest che indichiamo vengono organizzati ogni 2 mesi, più o meno, come insomma, scadenza, e quindi ogni 2 mesi vengono generate delle nuove mini collezioni legate da questo filo conduttore. E poi alla fine il tema del contest, quindi c'è anche quest'altra differenza. Ok, boh, allora veniamo invece a capire come ci siete arrivati. Quindi la vostra storia professionale, da dove parte? Innanzitutto quanti anni avete? Io fra un po' 28 anni. Io 34. E voi da dove venite? Che scuola avete fatto? Come ci siete arrivati a dire ok, adesso voglio fare la mia impresa? Allora, io sono il classico nerd di 18 anni che passa la giornata al computer, impara a sviluppare front-end. Da un altro lato, sono stato, diciamo, sempre ho avuto una vena artistica, ho fatto liceo artistico, poi ho iniziato l'Accademia di Belle Arti di Napoli, che ho lasciato perché mi hanno proposto un posto molto importante qui a Napoli, una grossa agenzia di comunicazione dove ho lavorato per 7 anni. Lì ho sviluppato tutte le mie competenze più specifiche e ho conosciuto poi Mary. Sì, in pratica invece io ho fatto un percorso di studi differente, anche se simile, insomma, ho fatto il liceo linguistico, poi l'Accademia di Belle Arti di Napoli e successivamente, prima ho iniziato a lavorare come grafica pubblicitaria e poi successivamente come account, sempre in agenzie di pubblicità e comunicazione. E appunto ci ho lavorato per 8 anni e insomma, per 3 anni siamo stati colleghi, abbiamo lavorato nello stesso team. In questa agenzia di comunicazione dove lavoravamo per lo più a contatto con brand di moda e gioielli, quindi insomma è da qui che poi è qui che abbiamo acquisito la nostra esperienza nel campo della comunicazione legata alla moda. Nello specifico io mi occupo di fotografia, di web design, di HTML, CSS, jQuery e quant'altro, quindi diciamo sono più il tecnico tra i due. Lei si occupa di press office, media planning, Sì, public relations public in generale, relations. insomma, media planning anche, non so se la vedi. E a che punto vi siete guardati un attimo, come dire, vi siete. Sì, sostanzialmente siamo stati molto a contatto con parecchi fashion designers e parecchie case di moda. Ci siamo resi conto che spesso sono sottovalutati i designer.
è che ci sono parenti giovani, ragazzi che non sanno come iniziare, non hanno molte possibilità, non sanno come farsi notare, non sanno come, insomma, proprio dove iniziare la loro carriera. Quindi da questo spunto ci è venuta questa idea di associare il modello di business proprio dei classici siti che propongono, insomma, il modello di business di Threadless e di rivederlo e applicarlo alla moda. Da Quindi lì. avete individuato quello che in gergo si chiama un pain, cioè voi avete detto qui c'è qualcuno che è talentuoso, che potrebbe fare dei prodotti di qualità, però c'è un sistema che in qualche modo lo blocca. Se noi gli Esattamente. diamo uno sbocco, riusciamo a fare, come dire, riusciamo a sfruttare questo talento e a costruirci sopra un'azienda. Esattamente. Da un altro lato c'è anche il discorso che la moda, l'Italia è la capitale della moda sostanzialmente del mondo, eppure non è così presente online se non con YOOX. E quindi abbiamo comunque. Abbiamo l'obiettivo comunque di rivalutare, far rivalutare il Made in Italy nel mondo. Da un altro lato ancora abbiamo il fatto che molti ragazzi, diciamo il nostro principale target è sempre alla ricerca di capi esclusivi, di capi quasi personalizzati. Cioè, diciamo c'è un trend negli ultimi anni nel campo della moda che è quello dell'unicità della personalizzazione. Quindi noi cerchiamo di seguire anche questo trend, che alla fine sarà il futuro nei prossimi anni, quello di avere sempre capi esclusivi dal design unico e sostanzialmente originali, quanto più originali possibile. A un certo punto voi appunto decidete di abbandonare l'agenzia, cioè quando è che Sì. vi mettete in proprio sostanzialmente e Sì. cominciate a mettere in piedi la vostra startup? Allora, in pratica noi abbiamo lavorato come dipendenti fino al 2009, fino alla metà del 2009. Dopodiché abbiamo lavorato come liberi professionisti sempre nel campo della comunicazione legato alla moda. Quindi abbiamo poi continuato questa esperienza anche da soli. E poi, come appunto ha già detto Maurizio, ho avuto a che fare con tanti stilisti e insomma, poi captato questa sorta di disagio, sai, a Maurizio, perché alla fine l'idea è sua, insomma, è venuta l'illuminazione, abbiamo deciso Sì, di sostanzialmente sì, durante il unire le 2009, capacità. dal 2010 che lavoravamo da freelance, abbiamo deciso di mettere da Sì. parte, insomma, il nostro classico lavoro e di iniziare un qualcosa di nuovo, ma anche più per una sfida personale, per vedere dove Sì. potevamo Sì, in arrivare. effetti l'idea Nextaler ha poco più di un anno, Sì, insomma. poi diciamo che a tempo pieno da febbraio-marzo, Sì, 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 insomma. sì, sì. Noi ci siamo conosciuti fine 2010 con te, Nicola, Sì. e proprio all'epoca, diciamo, stavamo capendo se era il caso di andare avanti. No, proprio a te abbiamo aperto un PDF fatto proprio alla. Vai albori di Sì, Nextaler. che ti chiediamo parecchi consigli. Mi ricordo, mi ricordo, mi ricordo, mi ricordo. Andavamo in giro soltanto con il video che sviluppai io, che adesso è ancora online, più per un fatto affettivo. Da quel momento, dunque, noi ci siamo sicuramente visti alla tappa di Working Capital a Roma. Voi avete presentato all'epoca? No, No, non ok. ancora, Non no. ancora perché era proprio Era troppo un'idea, giovane era proprio l'idea, ancora un'idea lì. quindi non era il caso all'epoca. L'avevamo Da presentato. quel momento in poi avete comunque lavorato duramente alla cosa. Poi siete arrivati, finché a un certo punto siete arrivati a Enlabs. Sì. Quindi da quella idea, quando ne parlammo noi a fine 2010, in poi, che cosa è successo? Abbiamo seguito parecchio Enlabs, ci siamo resi conto che era adatto a noi,
Ancora non avevano aperto l'application form, abbiamo partecipato ai vari eventi, ci siamo fatti conoscere praticamente da tutti e alla fine abbiamo partecipato all'application e siamo stati selezionati a marzo. Sì. Quindi a marzo sapevamo dove dovevamo andare. Fino a marzo siamo stati in giro a farci conoscere, cercare di capire un po' che strade prendere. Il rapporto con Ellabs poi come si costruisce? Cioè come avviene, diciamo, l'interlocuzione con Luigi? L'esperienza in qualche modo, sia nell'ingresso di Ellabs e poi voi siete ancora dentro l'acceleratore? Sì, in effetti sì, perché in pratica loro hanno una parte della società, hanno acquisito Il in pratica 15%. il 15%. Funziona così. Ellabs offre un microseed, sai, per le spese di avvio della società e c'è poi l'incubazione di 6 mesi, che per noi è terminata, però dopo il periodo di incubazione il rapporto continua ovviamente perché sei in società e poi perché comunque l'incubatore ci supporta nella ricerca di investitori e in più, oltre a questi aspetti che ti ho citato, Ellabs mette a disposizione anche una squadra di mentor, imprenditori seriali, insomma professionisti, esperti del settore che ci supportano a livello di consulenza in vari campi, quindi il rapporto continua anche in questo, oltre alla ricerca degli investitori. Quindi più o meno questo. Inoltre, in questi mesi hanno organizzato anche dei corsi, dei mini corsi, sai, su strategie di marketing, il rapporto con i VC che ci hanno formato e insomma appunto ci hanno insegnato anche come rapportarsi a un investitore e anche come gestire l'azienda che stava nascendo. Quindi in questi 6 mesi, voi vi siete trasferiti da Napoli a Roma nel Sì, frattempo? sì, sì. Beh, per questi 6 mesi, poi siamo Sì. tornati giù. Ok. In questi 6 mesi, quindi voi entrate, prendete possesso della vostra scrivania dentro Enlabs e cominciate a sviluppare, diciamo, il vostro progetto anche più operativamente, no? Quindi mettete in piedi il sito, eccetera. Sì. Sì. Vi siete fatti aiutare da qualcuno? Oppure voi tra. Entrambi, diciamo, tra tutti e due avete tutte le competenze necessarie oggi a fare il primo passaggio, diciamo, di Nextiler. Non abbiamo tutte le competenze. Per lo sviluppo del sito ci siamo appoggiati ad una società esterna che ci ha aiutato per lo sviluppo della struttura. Io mi sono occupato del front-end. Tra l'altro, a breve ci sarà anche una nuova release. Sugli altri campi, diciamo, a livello finanziario, eccetera, ci hanno aiutato parecchio. All'interno di Enlabs, i vari mentor, abbiamo sviluppato un financial plan fatto per bene, insomma, con loro che hanno abbastanza esperienza. Lato marketing, lato pubbliche relazioni, sviluppo dell'idea, diciamo che il 90% del lavoro l'abbiamo fatto comunque noi. Diciamo che effettivamente il 90% di Nextiler siamo comunque noi per lo Sì. sviluppo, E eccetera. diciamo che il resto delle competenze, insomma, le stiamo man mano acquisendo, come ti ho Sì. detto prima, per esempio, per un annetto fa per noi avere, insomma, dei contatti con un investitore era qualcosa di nuovo, non l'avevamo mai fatto, invece adesso stiamo imparando. E la stessa cosa anche nella gestione aziendale, è chiaro, la nostra prima esperienza da imprenditori, quindi pian piano ci stiamo formando e stiamo imparando tanto giorno, questo è Enlabs bello. ci è servita tantissimo, ci hanno aiutato tantissimo, siamo stati 6 mesi. Sono molto stimolanti, tra l'altro lì è anche uno spazio di coworking, quindi abbiamo fatto tantissimo networking, abbiamo conosciuto Sì. altre startup interessantissime, persone Sì. splendide. Sì, questo è stato importante, in effetti, sai, anche il confrontarsi con persone che sono nella stessa situazione, che affrontano tante cose nuove tutte insieme, è stato molto stimolante e anche utile alla fine perché sai, l'esperienza condivisa nuova per tutti, arricchisce tanto. Poi assieme a noi c'erano altre start-up, quindi le competenze degli altri ci hanno aiutato Sì. parecchio, le
ci hanno aiutato loro, ci siamo aiutati tantissimo in questi mesi, abbiamo avuto dei mentor bravissimi, veramente uno migliore dell'altro, che ci hanno aiutato tantissimo, sì, a sviluppare tutte le varie cose, sì, più... È un aspetto importante che, nonostante ci sia questo supporto nell'incubatore e questo co-working, insomma, la scelta finale resta sempre dell'imprenditore, cioè loro non è che ci hanno mai condizionati, oppure no, ci hanno soltanto consigliato laddove andava fatto, ma senza influenzarci in maniera, insomma, netta. Questo sostanzialmente l'incubatore, vorrei, molti ragazzi, alla fine ho conosciuto molte persone che mi chiedevano come funzionasse, come funziona un incubatore, come, che aiuto danno. Molti hanno delle idee un po' sbagliate. L'incubatore non è la soluzione a tutti i problemi, nel senso che una volta che una startup viene selezionata da un incubatore, non è finito il lavoro, non è che poi si entra lì e tutti gli altri fanno quello che tu non sai fare. Loro semplicemente ti indicano la strada, loro ti dicono: per fare questa cosa bisogna fare così, però adesso fallo. Quindi l'imprenditore resti sempre tu, le decisioni sono sempre tue, sei tu che porti avanti l'azienda, e se qualcosa va male la colpa, qualcosa va bene, il merito è sempre tuo. Quindi questa è una cosa che molti ragazzi mi hanno chiesto, non hanno ben chiaro questo passaggio dell'incubatore. L'incubatore non risolve tutti i problemi, così come abbiamo capito che anche un investitore, nel senso che una volta che hai trovato un investimento, nel nostro caso è stato Microseed, ora stiamo facendo fundraising per un seed un po' più grande e anche per un round. E siamo consapevoli del fatto che una volta che l'azienda, l'impresa ha avuto un investimento, lì si inizia realmente a lavorare. Quindi se adesso faccio l'una di notte durante le vacanze di Natale, lavoro anche il giorno di Natale, lavoro anche il giorno di Capodanno, già so che nel momento in cui avrò i soldi sarà ancora peggio. ho capito queste cose e ne sono consapevole, quindi vorrei dirlo a chi ha intenzione di iniziare una startup, di chi sta avviando una startup, sì, e non sa che strada prendere. L'incubatore impegna anche di più. L'incubatore impegna tantissimo. Perché appunto da quando siamo poi selezionati, il lavoro per forza di cose, insomma, è aumentato, quindi c'è anche quest'altro aspetto. Senti, come vi state muovendo per i prossimi round di finanziamento? Abbiamo avuto parecchio interesse da molti VC. Noi ci siamo in realtà posti verso dei business angel, ma la nostra startup è un po' particolare perché soprattutto in Italia c'è poca propensione al rischio, insomma, le solite cose che si dicono. C'è stata già recentemente un'altra lunga discussione dopo il post di TechCrunch, sì, dopo l'investimento di Cibando, e sempre quindi. Essendo un investimento tra virgolette un po' più rischioso rispetto a qualcun altro, rispetto a startup che hanno bisogno di che diciamo che per il discorso che hai fatto tu prima, per il fatto che noi investiamo su una prima produzione, molti angels, molti privati qui in Italia ancora non hanno la forma mentis europea, diciamo, parliamo di, e quindi siamo stati noi più dai venture capital e siamo in contatto con 4-5 VC che sono interessati, sia italiani che stranieri, sia italiani che europei. Sì, questo è poi l'aspetto più interessante. Sì, ci hanno contattato un paio di VC non italiani, quindi insomma ci leghiamo lì. Scusate un attimo, mi fate un favore, togliete il video e rimaniamo solo con l'audio perché la qualità sta... Ok. Non so chi è più digital diviso, se io o voi, però okay. C'è un problema. Ora, è ovvio che, diciamo, andare verso un angel, andare verso un venture capital è una cosa diversa, nel senso che un business angel tendenzialmente ha un approccio meno burocratico, sì, dovrebbe avere un approccio meno burocratico, un venture capitalist invece ha un approccio, diciamo, più strutturato. Sì. E nella vostra esperienza, cioè io immagino che siccome voi siete stati accelerati da Luigi Capello, ed essendo Luigi Capello uno dei fondatori di YAG, per esempio, voi abbiate fatto un passaggio verso YAG, perlomeno. Ma
Guarda, in pratica sono stati organizzati degli eventi presso il Labs dove c'era una platea mista di VC e business, tra cui anche quelli di YAG, ma non esclusivamente, nel senso che appunto a cadenza più o meno ogni 2 mesi, ogni 3 mesi è stato organizzato un evento dove le startup ospiti selezionate dall'incubatore presentavano il progetto a una vasta platea di investitori, ti ho detto appunto mista, quindi non è soltanto indicata a YAG che Luigi ne fa parte, no, no, questo sicuramente no. No, 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 assolutamente. No, no. Vorrei precisare, ovviamente abbiamo avuto parecchio interesse anche da parte di molti angels. Sì. Però è da capire come abbiamo varie strategie, abbiamo varie strade da prendere, dobbiamo capire come muoverci. E per questo all'inizio ti dicevo, è una fase un po' delicata. Siamo in una fase transitoria abbastanza delicata e dobbiamo prendere delle decisioni e capire che strade prendere. Proprio perché abbiamo poi intrapreso questi rapporti con insomma, rapporti di conoscenza con questi VC e business angel, allora sai. Siamo in attesa per il momento e stiamo sentendo varie voci. Questo certo. Senti, voi siete anche una coppia. Come sì. gestite il rapporto tra vita privata e vita professionale? Allora, guarda, noi è vero siamo una coppia, ma nasciamo come colleghi, come collaboratori, quindi siamo, diciamo, tra virgolette, abituati a lavorare insieme, siamo soliti lavorare insieme perché in effetti il nostro rapporto è nato prima come colleghi, poi siamo diventati amici e quindi insomma per noi non è tanto strano o insolito, nel senso che riusciamo benissimo a gestire vita privata e lavorativa perché quella lavorativa è parte di quella privata e viceversa, insomma per noi è una cosa naturale perché l'idea tra l'altro è nata prima che ci mettessimo insieme, poi insomma è andata avanti, ma ripeto, la domanda dovrebbe essere: come fai a gestire la vita privata con il lavoro in generale? Nel senso che il problema che hanno comunque tutti, chiunque fa startup, sì. che effettivamente la vita privata va proprio in secondo piano, parecchio in secondo piano. Quindi forse è un vantaggio, secondo me qua saremmo rimasti soli a vita, perché Nestale ci ingloba talmente tanto che la vita sociale è quasi ridotta a zero. Quindi sì, questo è uno dei problemi, diciamo, che poi, diciamo, fare startup genera tutta una serie di ansie, di perché evidentemente è una situazione estremamente fluida, piena di incertezze, anche divertente secondo me, perché poi si imparano un sacco di cose nuove e per una persona che è curiosa non c'è nulla di meglio. Ogni tanto vi scoraggiate, vi guardate, diciamo, ma chi cacchio ce lo fa fare, noi stavamo così, cioè alla fine dei conti insomma magari potevamo cercarci un lavoro più tranquillo. Io credo che questo pensiero venga a chiunque faccia una startup. Fare startup significa avere periodi in cui si è al centro del universo, dove tutti hanno aspettative, tu sei magari tra gli imprenditori più quotati in quel momento, tutti ti danno retta a periodi che rimani solo, che ti deprimi sostanzialmente, perché è previsto parte del gioco, nel senso che sono alti e bassi continui e a volte magari sono giornate talmente alte che il giorno dopo, anche se non è così basso, ti sembra bassissimo. È veramente è difficile trasmettere trasmettere le sensazioni che si hanno a fare impresa, è veramente una cosa particolare. Però guarda, il momento brutto passa proprio grazie al fatto che ci dedichi la vita e l'entusiasmo, quindi non puoi mollare per qualche difficoltà se fino adesso hai sacrificato tanto, ci hai creduto tanto, quindi ci facciamo forza in questo modo. Certo. Ecco, questo può essere un vantaggio rispetto al fatto, siamo
per il fatto che siamo una coppia ci aiutiamo tantissimo a vicenda, e forse magari qualcun altro è svantaggiato sotto questo punto di vista, perché trasmetterlo fuori, cioè, sai, sei un partner esterno. Adesso non dico che tutti quelli che fanno startup dovrebbero finanziarsi tra loro, però questo è un vantaggio sicuramente. Senti, come vedete il 2012? Cioè, che cosa pensate di fare quest'anno? Allora, io sono sempre molto ottimista. Sono ottimista e, come ho detto a fine anno su Twitter, il 2011 per molti è stato un anno bellissimo, il 2012 sarà sicuramente migliore, perché non è stato dei migliori il 2011, ma è stato bellissimo. Mm-hmm. Quindi io sono dell'opinione che in qualunque modo andrà, per noi comunque andrà bene. Io sono di questa opinione, sono sempre ottimista e ho grosse prospettive per me e per Nextiler, come imprenditore e come impresa. Voi mi stavi dicendo che state adesso facendo la prima produzione? Sì. Quando uscite? Sì. La prima produzione in realtà è pronta, dobbiamo fare una serie di cose per metà gennaio massimo, noi siamo là con la vendita. Sì, stiamo mettendo a punto l'e-commerce, poi ci occuperemo anche dello shooting, cioè dello scatto della campagna, lo scatto fotografico, delle immagini del sito, perché appunto questo era il nostro vecchio mestiere, quindi questo lo facciamo direttamente noi. E sai, concluse queste ultime cose, il produttore ha quasi terminato tutto quanto, appena ci arrivano i capi e terminano l'e-commerce online, quindi per la seconda metà di gennaio insomma saranno in vendita i primi capi Nextiler. Abbigliamento femminile, scommetto. Per il momento sì, per il momento sì, sì, perché abbiamo preferito focalizzare, sai, molto spesso per far bene una cosa è meglio concentrarsi, quindi abbiamo fatto questa scelta. Poi in futuro sono previste collezioni per uomo, bambino e anche taglie extra large, però ovviamente più là nel tempo. Quanto è difficile per una persona che ha fatto consulenza, fondamentalmente si è sempre occupata di un pezzo di un'azienda, no? Cioè della parte del prodotto, magari di come comunicarlo, eccetera, no? Per cui questo immagino che appunto venga entrambi abbastanza semplice e naturale, perché avete esperienza. Quanto è difficile invece appropriarsi di tutto il resto che serve per fare un'impresa, anche banalmente di tutta la parte tecnica, legale, amministrativa, tutte quelle robe lì? È difficilissimo, veramente difficilissimo, ma se si hanno degli obiettivi si fa tutto. Sì, è sempre la motivazione che ti spinge. Per esempio, per noi, faccio per dire, il lato amministrativo è pressoché incomprensibile, perché sai, veniamo da un ambiente un po' diverso, quindi entrare a capire, insomma, tanti meccanismi estremamente complicato, però sì, ci tocca. Cioè, non avrei mai pensato di fare un financial plan completo, dettagliato, mese per mese, eppure l'ho fatto. Non abbiamo mai pensato di aprire una SRL, eppure l'abbiamo fatto. Perché sai, una delle lamentele che spesso si ha si leggono per esempio sul gruppo di Italian Startup Scene, eccetera, fare imprese in Italia è difficile perché bisogna andare addirittura dal notaio piuttosto che fare robe di questo genere. Poi alla fine dei conti, se lo guardi nell'effort complessivo, diciamo, di fare una startup, a me sembra quasi irrilevante, diciamo, la difficoltà, no? E poi si citano, che ne so, lo Zambia è più facile fare aziende in Zambia che in Italia, ha fatto sì, ma sono io di aziende dello Zambia, come dire che siano. Sì. No, in Italia è parecchio difficile, la burocrazia è veramente complessa. E le spese sono tante, sono veramente tante. Sì. Guarda, già a livello, ti faccio un esempio di una cosa proprio recente. Già gli accordi con i vari corrieri sono insomma svantaggiosi rispetto a quello che accade all'estero, però voglio dire, il discorso è questo: non piangersi addosso, ma è bene cercare la strada più, insomma, più agevole, più conveniente, certo, per fare poi azienda. È chiaro, sì, bisogna un po' tirare, però iniziare imprenditore non è facile, quindi abbiamo
poche agevolazioni, abbiamo tanti costi, tante tasse, ma non è la cosa che ti fa fermare, diciamo, non è la più assoluta. Non deve esserlo. Capisco il lato economico, nel senso che magari un imprenditore all'inizio non ha neanche magari la possibilità di iniziare, però voglio dire, bisogna cercare un investimento e bisogna farlo, poi fa parte del gioco anche questo. Sì, poi comunque negli ultimi anni queste realtà, come appunto vedi l'incubatore, si stanno sviluppando tanto in Italia, quindi è un motivo in più per non piangersi addosso e per darsi da fare. Voglio dire, 10 anni fa, sai, era questi discorsi sarebbero stati incomprensibili, però visto che adesso c'è tanto fermento e stanno nascendo tante nuove situazioni, bene, se uno ha una bella idea, insomma, darsi da fare se ci crede veramente. Certo. Dove siete tra 3 anni? In Silicon Valley pure voi, come molti di questi degli aspiranti start-up o degli start-up attuali italiani, oppure saldamente in Italia con un'azienda globale? Per il momento siamo il prossimo mese a San Francisco, perché siamo tra i finalisti di Mindbridge e quindi per un mesetto sicuro siamo a San Francisco, il mese di febbraio, però quello che, insomma, adesso scherzi a parte, la nostra scelta è quella di restare qua in Italia. Certo, un'azienda che ha, Nestaler ha un target mondiale, il sito è partito in inglese, verrà tradotto in varie lingue, però voglio dire, il target è mondiale, abbiamo stilisti iscritti da tutto il mondo, i capi vengono spediti in tutto il mondo più o meno, sai, tranne qualche paese un po' più complicato, però voglio dire, certo, è comunque un brand internazionale, globale, però ripeto, noi siamo italiani, il nostro vantaggio competitivo è sempre il Made in Italy e noi vogliamo comunque mantenerlo, sì, sicuramente. Va bene, senti, io vi faccio tantissimo in bocca al lupo. Crepi, grazie. Io penso che voi abbiate delle ottime chance di, diciamo, di realizzare quello che state facendo, perché mi sembrate abbastanza tignosi tutti e due, quindi e siccome questo è un lavoro basato sulla tigna fondamentalmente, cioè sul fatto di, come dire, intestardirsi a fare le cose e imparare a farle, da questo punto di vista mi sembrate entrambi ben attrezzati per quello che può valere il mio evidentemente parere. Per cui un grandissimo in bocca al lupo, un buon 2012 ricco, grazie, di soddisfazioni. Grazie a te, buon anno e grazie per, insomma, per l'intervista, per questa opportunità. Grazie a voi, un abbraccio. Grazie, ciao, un abbraccio, ciao.